Ciao a tutti ragazzi, sono Fede Jazz e benvenuti in questo nuovo video di BeamNG Drive. Siamo in questo posto dove con questa vettura, che non so cosa sia, dobbiamo fare questi stunt tipo questo, un giro della morte. Se non ferro in questo modo lo facciamo. Non mi sono incassato. Ok. Allora, non è inguidabile. Ci proviamo, ma non ce la farò sicuramente. Ma sono andato fuori e niente. Ah no, aspetta, si può rientrare. Che il buggy c'è ancora, cioè un faro del buggy non c'è più, però... Dettagli. Adesso prendiamo un po' più di rincorsa, perché se il gioco non esplode, ovviamente i coni invisibili, ma ho detto, se il gioco non esplode, credo che conviene farlo con un'altra macchina. Adesso credo che direi di cambiare macchina. Cioè iniziamo bene in questo episodio veramente. Allora, dai, prendiamo la civetta bolide. Però ho sbagliato il veicolo. Pensavo che ce la faceva col veicolo, invece a quanto pare no. Più che altro perché non ha aderenza. In teoria la civetta bolide è in teoria, perché in pratica no. Io ce la devo fare. Tanto adesso la respugno, quindi non me ne frega. Forse è meglio che andiamo in un'altra... Non vedo niente. E non ho capito niente. Vabbè, ce l'ho fatta. Non me ne frega, io ce l'ho fatta. Adesso, poi c'è il salto qua con cerchio di... Perché se l'auto gira possiamo fare. Ma ovviamente allora ripeto, sto video è pieno di fail. Ok, perfetto. Proviamo a fare questa roba invece. È troppo calmo, sono andata. Se no, poi cosa potremmo fare? Adesso facciamo questo giro della morte, perché io ho voglia di farlo. Ecco, con questa visuale... Cioè, io da qua devo saltare e andare nell'altro giro della... Dai, e niente, è andata. Vabbè, cos'altro si può fare? Questo, che è lo stesso di prima, però... Adesso abbiamo capito che dobbiamo farlo un po' più aggressivi. Ancora poco, ma riproviamo, perché tanto siamo qui, possiamo riprovare, vero? L'auto in teoria è giusta, ecco, non proprio così, però diciamo che l'ho fatto,
L'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto. Questo cos'è? Bello. I believe I can fly. And this was... Ma se proviamo questo con la Formula 1 e prenderemo una Formula 1 reale che non abbiamo ancora provato insieme, per dire l'AS, che tanto è già brutta, quindi per dire, già che la Formula 1 ha molta più stabilità, proviamo questo che abbiamo. Però ho sbagliato un po' i calcoli, ma vabbè. Ah, ma tipo così bisognava fare. Boh, comunque motore rotto di nuovo. Proverei questo. Il cerchio di fuoco. Non so se... Va bene così. Sì, andava bene, ma dopo io ho una mira scarsa. Riproviamo. No, non è questo. Ho sbagliato punto. Pieno di fail sto video. Allora. Se non failliamo un'altra volta... tipo questa bellissima. No, dai, ce la dobbiamo fare, cioè non è possibile. Non è possibile. Sto video lo devo chiamare Failliamo su BeamNG3. Non l'ho fatto. Cioè lo stavo per fare. Ma l'auto si è rotta e quindi non l'ho fatto. Ho atterrato dritto. Finalmente! Proviamo questo di nuovo. C'è una ruota un po' storta. No, se si ribalta però. Proviamo con un'altra auto perché siamo qui per provare. E quindi possiamo provare con la civetta scintilla. Tipo questa civetta scintilla. Non so come l'ho detto, ma... Versione velocità si chiama. Tipo proviamo a fare sta roba. Non ho capito. Però potremmo anche provare questo. Io voglio provare questo. Cioè, il tetto credo che era... Chi era dentro sta macchina non credo che fosse vivo, ma tanto non c'è nessuno. Quindi ho preso il punto sbagliato, poi sono tutto storto. Però, mamma mia, ma sì. Ce l'ho fatta perché l'auto non è rotta più o meno. Più o meno. Più o meno, dicevo. È tutto un filo sto video. Se non si ribalta la telecamera, magari allora. Facciamo il giro della morte. Come ultima cosa di oggi, io
Il giro della morte non lo faremo con questa. Lo faremo con... Non lo so neanche io. No, lo faremo con... Ebisciu pessima. Darelli. Eccola. Senza perdere troppo tempo andiamo. No! Vabbè, lasciate like, iscrivetevi a questo canale per vedere auto che vanno e soprattutto video non come questo, perché vabbè, condividete il video, iscrivetevi al canale e ciao!